Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica, perché in vista dell'ultima settimana di campagna elettorale si scalda la polemica politica con i partiti impegnati a mobilitare il proprio elettorato e a rubare voti agli avversari. Scontro tra Forza Italia, ad esempio, e Movimento 5 Stelle sui barbari al governo. A sinistra invece si discute di antifascismo, il servizio di Alfredo Primante. In una campagna elettorale povera di contenuti, il voto si sollecita stimolando lo spirito di parte degli elettori. E quanto sta accadendo anche in Abruzzo tra i vari partiti politici impegnati in una vera e propria guerra di posizione per difendere il consenso all'interno del proprio elettorato e per provare a rubare voti agli avversari. Nel centrodestra c'è fiducia in vista del 4 marzo e il nemico da combattere, come dice Gianfranco Rotondi, non è il PD in difficoltà ma il Movimento 5 Stelle. Dobbiamo evitare che i barbari vadano al governo, dice il deputato democristiano. Paese e l'Abruzzo scelgono tra Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Gli elettori di sinistra che vogliono rendere un servizio al Paese evitino di mettere un voto in frigorifero nel defunto Partito Democratico e votino direttamente Forza Italia, che è un nemico. Resta un nemico, ma per una volta nella vita si vota pure il nemico quando si tratta di salvare un sistema Paese. Parlando invece dell'Abruzzo, tra qualche tempo si tornerà a votare anche nella nostra regione. Oggi al governo c'è il centro-sinistra, anche in questo caso pensate di poter tornare a governare questa regione? Chi vince le politiche vince anche le regionali, perché in pochi mesi è difficile che si cambi idea. Quindi prevedo che il prossimo presidente sarà di Forza Italia o del Movimento 5 Stelle, scelgano gli abruzzesi. A Rotondi risponde dal blog del Movimento 5 Stelle Primo Di Nicola, ex direttore del centro, oggi candidato al Senato con il movimento fondato da Beppe Grillo. Pensate, se lui fosse stato un semplice lavoratore, con 19 anni di contribuzione non avrebbe avuto diritto alla pensione. Voi capite quindi perché l'onorevole Rotondi, ma solo lui e solo la casta, ha paura, è terrorizzato dall'arrivo del Movimento 5 Stelle in Parlamento, perché noi questo suo privilegio lo cancelleremo appena messo piede in Parlamento e, caro onorevole, ci può contare. Questa è una grande soddisfazione che personalmente mi voglio togliere, ma che voglio che tutti i pensionati italiani sotto la soglia di povertà riescano a togliersi. Movimento 5 Stelle che cerca di uscire dall'angolo della polemica in cui si è avvitato relativa alla restituzione dei compensi dei parlamentari. Quelli abruzzesi, Vacca, Colletti, Castaldi e Del Grosso, ricordano le proprie cifre. 820.000 euro restituiti ai cittadini grazie al taglio di stipendi e rimborsi e invitano il presidente D'Alfonso e gli altri a fare la stessa cosa. Dal partito di Berlusconi arriva l'accusa alla regione Abruzzo, finita, dicono, al terzultimo posto nella classifica della spesa dei soldi che arrivano da Bruxelles. Intanto questa mattina D'Alfonso ha fatto visita al quartiere Fontanelle di Pescara per illustrare il piano di riqualificazione delle case ATER. Questa è una zona di significato di Pescara che ha bisogno di manutenzione straordinaria sia negli spazi di vita che negli spazi di vita comune. Abbiamo cominciato con 2.400.000 euro a fronte di un'errata previsione iniziale documentale di 5 milioni. Dopo di qui noi ci occupiamo anche di via Salaria Vecchia e anche delle case Gescal e andremo in mattinata con le imprese, col loro gesto di responsabilità sociale, andremo a prendere le misure alle case di via Taon de Revel. Io credo che la misurazione del da farsi è distinta, introduttiva rispetto alla progettazione. Sempre a sinistra continua la mobilitazione contro ogni rigurgito di fascismo. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e candidato di Potere al Popolo, domani sarà a Roma con una delegazione abruzzese in partenza da Pescara per il corteo intitolato Mai più fascismi, assieme agli esponenti dell'AMPI. Il PRC, dice Acerbo, è da sempre in prima fila nel denunciare riemergenze delle forze neofasciste in Italia ed in Europa. Gli fa eco la candidata di Liberi Uguali alla Camera, Celeste Costantino, che chiude a qualsiasi tipo di legittimazione di movimenti legati ad ideologie di estrema destra e dice: con i fascisti non ci può essere alcun confronto.
Cronaca adesso, un 62enne di Torre dei Passeri è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale Tiburtina Valeria nel territorio comunale di Tocco da Casauria. L'uomo, secondo le prime informazioni, era alla guida di un furgone che si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti il 118 anche con l'elisoccorso e i vigili del fuoco che hanno estratto il 62enne dalle lamiere, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Cambiamo argomento, adesso rischia il fallimento di 250 lavoratori la partecipata Teramo Ambiente che gestisce la raccolta dei rifiuti e dei cimiteri del comune di Teramo. La gara per individuare il socio privato è andata deserta e così il commissario prefettizio Pizzi sta elaborando un nuovo bando con nuovi criteri. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. 250 lavoratori della Teramo Ambiente temono di tornare presto a casa se non arriverà un nuovo socio privato a sostenere i conti salatissimi della partecipata del comune che si occupa di rifiuti e di cimiteri. Alla gara da 100 milioni di euro in 10 anni indetta per individuare un socio privato, l'unica azienda ammessa per i giusti requisiti era stata la Ciclat di Ravenna. Dopo l'ennesimo rinvio concesso dagli uffici dell'ente per la formulazione della proposta gestionale, dal gruppo emiliano non è arrivato nulla ed è dunque lecito dire che la gara è andata deserta. La situazione sembra adesso davvero grave, visto che da sola la Team, quindi il comune di Teramo, non riuscirebbe a sostenere tutti i costi dei servizi. A questo punto entra in campo il commissario prefettizio Luigi Pizzi, che sta rielaborando i criteri di gara per rendere più appetibile la partecipazione degli investitori privati. Ma vediamo nel dettaglio quanto dovrebbe investire un socio che decide di entrare nella Team. Intanto dovrebbe acquistare il 49% del pacchetto azionario della Teramo Ambiente per un valore di 1.800.000 euro. Dovrebbe sborsare 400.000 euro l'anno per il restauro e la gestione del cimitero Cartecchio, 9 milioni di euro l'anno per la raccolta dei rifiuti porta a porta, circa 3 milioni per la realizzazione dell'impianto di cremazione a Cartecchio, 12 milioni per l'ampliamento dei cimiteri ed altri milioni per il verde. In questi costi non sono conteggiati quelli del personale, che sono una parte rilevante. Il commissario Pizzi cercherà ora di abbassare un po' le cifre per evitare che la gara vada nuovamente deserta. Il timore è quello del fallimento della partecipata Team e il licenziamento dei 250 dipendenti. Sempre d'attualità la vicenda del Megalo 2 di Chietiscalo. La costruzione del nuovo centro commerciale è entrata in campagna elettorale diventando argomento politico. Cresce in maniera trasversale il partito dei contrari. Il sindaco Alberto Di Primio chiede che siano i tecnici. Da un lato l'iter tecnico, dall'altro la politica, in mezzo il ricorso al TAR dell'Asile. Sono le tre facce, l'una concatenata all'altra, della vicenda Megalo 2 di Chietiscalo. Il sì alla ripartenza dei lavori da parte del Genio Civile, dopo le opere realizzate sull'argine del fiume Pescara dalla ditta che propone la costruzione del nuovo centro commerciale Miro, ha riaperto la polemica quando ormai sembrava il Megalo 2 una partita chiusa con poche chance di essere giocata. Invece, nonostante resti al momento il parere negativo del Comitato Via regionale, proprio il ricorso al TAR che verrà discusso a fine marzo potrebbe consentire la ripartenza definitiva dei lavori. In trincea le associazioni ambientaliste che chiedono ai comuni, in questo caso Chieti e Cepagatti, di revocare i permessi edilizi, richiesta che è arrivata anche da Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle. Contraria anche Forza Italia con Mauro Febbo che sottolinea come le condizioni economico-sociali dello scalo siano cambiate e non consentano più la costruzione di un grande centro commerciale come quello in progetto. Nella lista dei contrari anche il governatore D'Alfonso, che ha chiesto un'attenta valutazione delle carte ai tecnici. Oggi sulla questione interviene anche il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, che al microfono di Gino Di Tizio invita tutti a fare un passo indietro e a non strumentalizzare la vicenda a fini elettorali, lasciando parlare solo i tecnici, a cui spetterà dire se l'opera è pericolosa in quella zona a pochi passi dal fiume o se invece nulla osta la sua costruzione.
visto che esiste un istituto giuridico che è la conferenza dei servizi, vorrei che ci fosse in quella sede un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, ci fosse una presa di consapevolezza su quello che abbiamo a disposizione da parte di tutti e poi decidano i tecnici, lasciando fuori la politica da queste vicende, così come chiedo che la politica non si schieri a favore o contro soltanto per interessi elettorali. Il TAR si pronuncerà il 23 o il 24 di marzo, credo. In quella data noi dovremo e sapremo se la vicenda legata al pronunciamento del via è ancora una vicenda esistente oppure se è una vicenda non più produttiva di efficacia. Se così è, noi su quello dovremo poi commisurare tutte le conseguenti azioni. Quindi non si tratta di fare interpretazioni o di fare nuove illazioni, si tratta di aspettare che i giudici amministrativi si pronuncino sulla efficacia o meno di quel giudizio del via. Prefetto dell'Aquila ha incaricato il presidente del Tribunale di Avezzano di provvedere all'esecuzione del provvedimento del Consiglio di Stato che ha riscritto la maggioranza all'interno del Consiglio Comunale di Avezzano, assegnandola al centro-sinistra di Pangrazio. La riunione è stata rinviata dopo il voto politico. Vediamo. La vita politica ed amministrativa della città capoluogo della Marsica infatti sta subendo gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato che ha tolto i dubbi su chi abbia la maggioranza in Consiglio Comunale. A due giorni dalle annunciate dimissioni del sindaco Gabriele De Angelis, ma non ancora consegnate nelle mani del prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi, di certo c'è solo l'intenzione di dimettersi del primo cittadino che esclude qualsiasi interazione con l'ex sindaco di Pangrazio. A me non interessa nulla di quello che dice di Pangrazio. Sui possibili scenari abbiamo ascoltato le prospettive di alcuni dei principali protagonisti della vita politico-amministrativa dell'ente. Per quel che mi riguarda, io ho sempre detto e sostenuto che non bisogna lasciare la città nelle mani di un commissario per tanto tempo, perché sarebbe un danno rilevante per i cittadini, per la città e per tutto il territorio. Se dovessimo trovare una soluzione congiunta, sono pronto a discutere e a valutare. Se dovessimo trovare una soluzione che non è congiunta, non credo di essere disposto ad inciuci e ad attività di qualsiasi genere. Se parte fondamentalmente il mercimonio di consiglieri e quindi De Angelis trova consiglieri che lo supporteranno in una nuova maggioranza, ci sarà sicuramente un altro ingessamento. Il top sarebbe andare ad elezioni subito. Le mie dimissioni sono già pronte, se è vera questa cosa. Il sindaco De Angelis, secondo quanto riportato da alcuni consiglieri della sua coalizione, sarebbe in una fase di riflessione. Una cosa è certa, anche in città si parla e si riflette molto e si attende di scoprire quale sarà il destino riservato ad Avezzano e ai suoi cittadini. Il programma di mandato va condiviso. Noi abbiamo uno stupendo programma che è stato votato dalla maggioranza dei cittadini di Avezzano. Ci sono affermazioni quali quella che il 30% dei cittadini di Avezzano ha votato un programma contro il 51% che ne ha votato un altro e viene detto il mio programma è Vangelo, significa che si vive sulla luna e non si vuole rispettare la volontà dei cittadini. Noi siamo perché nei programmi si scelgono le cose migliori e si portano avanti, ma soprattutto siamo perché venga completato l'ospedale, perché venga fatto il campus universitario, perché venga fatta la sicurezza in città, perché si completi la sicurezza nelle scuole, negli edifici scolastici, perché si faccia sicurezza delle famiglie, si faccia solidarietà. Queste sono cose che sono nel nostro programma e queste sono le cose che secondo noi devono essere immediatamente messe in cantiere. Per 14 lavoratori del Cotir di Vasto si aprono le porte del reintegro grazie alla sentenza proprio del Tribunale di Vasto che ha dato loro ragione contro il licenziamento collettivo di tutti i 27 dipendenti del centro di ricerca in agricoltura. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, chiede un tavolo di confronto con la regione Abruzzo per cercare una soluzione condivisa. Vediamo. Cercheremo anche con l'aiuto di privati importanti di sostenere un processo di riqualificazione di quella struttura e soprattutto dei ricercatori di quella struttura. La partita per 14 lavoratori del Cotter di Vasto si è riaperta a distanza di qualche giorno dalla procedura di licenziamento di tutti i 27 dipendenti e dell'apertura della relativa procedura di mobilità. Era il 19 gennaio scorso, la sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Vasto ha stabilito che il Cotir, essendo un ente pubblico non economico, non poteva licenziare in base alle norme dei rapporti
rapporti lavorativi privati. Il ricorso contro il licenziamento era stato presentato da 14 lavoratori assunti dopo aver vinto un concorso pubblico per i quali è stato stabilito il reintegro. Il centro di ricerca in agricoltura però è stato messo in liquidazione nei mesi scorsi assieme al Crivea di Miglianico, sopprimendo 2 centri di ricerca su 3 e salvando solo l'ex CRAB di Avezzano, trasformato nel frattempo in CRUA, centro di ricerca unico d'Abruzzo. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, si dice soddisfatto della decisione del Tribunale di Vasto, per la quale ammette di aver tifato. Il primo cittadino si dice anche pronto ad accogliere nell'ente che amministra gli ex dipendenti del COTIR. I prossimi passi per i lavoratori io ritengo saranno quelli di sedersi su un tavolo regionale insieme ai sindacati e insieme ai loro legali per concertare la soluzione consacrata, stabilita e portata dalla sentenza, mettendo nei comuni la nostra disponibilità in caso di mobilità, comandi, riassorbimenti di quei personali laddove siano stabiliti come personale di pubblico impiego. Per quanto riguarda il COTIR e quindi l'ente ricerca, io ritengo sia utile una soluzione importante che consente in Abruzzo ancora di fare ricerca, di farla anche nel Vastese e quindi nella realtà di Vasto, e laddove si ritengano di dover perseguire altri percorsi, io credo che quel sito così importante, dove ci sono strumenti importanti, dove ci sono beni strumentali importanti, beni immobili importanti, debbano essere messi a disposizione per una progettualità politica che faccia il bene del territorio, della nostra comunità. Cercano di vedere il bicchiere mezzo pieno i rappresentanti RSU dei lavoratori della Honeywell. Per loro, al di là di elementi positivi, l'accordo per la chiusura dello stabilimento è una sconfitta del sindacato. C'è poca soddisfazione per l'incentivo economico al licenziamento, mentre viene giudicata molto positiva la possibilità di acquisizione gratuita dello stabilimento, che potrebbe essere un buon viatico per un'eventuale riconversione. I sindacati puntano a reimpiegare il 30% della forza lavoro con una nuova proprietà ancora da individuare. Ascoltiamo Luca Caporale della RSU FIOM CGL. Il clima è un clima di accettazione, perché di triste accettazione, perché l'accordo comunque in molti credevano poteva essere dal punto di vista economico migliore, però abbiamo spiegato che non si poteva raggiungere un accordo migliore nelle condizioni attuali. Purtroppo non abbiamo più la capacità di condizionare l'azienda con strumenti, e quindi abbiamo dovuto accettare un compromesso fra quella che è la nostra posizione e la posizione iniziale dell'azienda. Lavoratore all'interno della Honeywell, uno dei più giovani, è entrato come interinale, sì. E perderà il lavoro e l'incentivo, a parte quello fisso, sarà sicuramente minore rispetto agli altri. Sì, io uscirò con meno soldi di tutti, purtroppo, ma vabbè, poi quando fai un accordo non è che puoi guardare le posizioni singole, fai un accordo erga omnes e quindi in qualche maniera cerchi di tutelare il numero più alto di lavoratori nel miglior modo possibile. A 40 anni qual è la prospettiva adesso? Non sono belle le prospettive. O credere in una riconversione, credo che nelle condizioni attuali ci sarà, ma bisognerà monitorare passo dopo passo e vedere quante persone coinvolgerà, oppure cercare di riconvertirsi nel mondo del lavoro, e a 43 anni non è come farlo a 25, quindi... Nel Fucino gli agricoltori stanno prendendo consapevolezza della problematica legata alla carenza idrica che rischia di mettere in ginocchio l'agricoltura della Marsica. Saranno organizzati degli incontri dunque per cambiare le metodologie irrigue. Vediamo. Il consorzio di bonifica Ovest ha scelto la strada della prevenzione. La scorsa estate ha acceso la spia della crisi idrica legata ai campi del Fucino. La grande secca ha avviato la produzione in fila di idee che arginassero la criticità. Vasche di accumulo, aumento della superficie, trasporto d'acqua dai piani palentini, addirittura la mitigazione climatica di tutto il territorio marsicano. Sono solo alcune delle proposte a portata d'uomo, in parte sperimentate, in parte solo oggetto di valutazione. Oggi, alla vigilia della nuova stagione estiva e con un anticipo congruo ai tempi di riflessione, il consorzio, coi sindaci dell'Alveo Fucense e le confederazioni agricole, hanno pianificato una serie di assemblee pubbliche per sensibilizzare i consorziati ad un utilizzo sapiente e razionale della risorsa idrica. Quindi il nostro
intende è quello di informare i consorziati, perché è giusto che i consorziati vengano informati e nello stesso tempo di raccogliere informazioni per le criticità che ci stanno sul territorio. Ieri il primo incontro a Paterno nella sede della cantina del Fucino. Seguiranno come da programma le assemblee di Celano, Luco e San Benedetto dei Marsi. In contemporanea partirà una campagna informativa ad hoc per la prossima stagione irrigua. Il risparmio dell'acqua sarà il futuro, l'acqua sarà come il petrolio bianco, chiamiamolo, e bisogna innanzitutto cambiare modo di irrigazione, usare un'irrigazione a bassa pressione. La nuova strada lungo fiume Saline è un anello della rinnovata viabilità tra Montesilvano e Città Sant'Angelo, che si completerà con l'apertura dei 3 nuovi ponti sul Saline. Oggi c'è stata la cerimonia di inaugurazione del servizio di Stefano Recanati. Vediamo. Lungo 1,5 km e largo 10, da oggi è pienamente fruibile il nuovo tratto di strada che congiunge Villa Carmine al comune di Città Sant'Angelo, a servizio anche dell'ingresso alla circonvallazione Montesilvano-Francavilla e dal casello autostradale di Pescara Nord. Il nuovo tratto sostituisce il vecchio tracciato che costeggia il fiume Saline, strada in parte chiusa dal 2015, per problemi di dissesto idrogeologico. L'arteria viaria è uno snodo cruciale per la rete viaria di tutta l'area metropolitana, anche perché entro maggio saranno pronti 2 dei 3 ponti sul fiume Saline in corso di costruzione, che avranno il compito di fluidificare la circolazione stradale ad oggi ostacolata dalla congestione dovuta alla mancanza di alternative alla statale 16. È una grande giornata, anche se piovosa, ma che consente a noi come istituzione provincia di Pescara di realizzare un risultato attesissimo non solo dalla comunità di Montesilvano e Città Sant'Angelo, ma da tutta l'area metropolitana che necessita di questa arteria in modo importante e funzionale all'attività non solo lavorativa ma anche giornaliera. E adesso siamo nella misura giusta per dire alla città di Montesilvano e Città Sant'Angelo che i propri cittadini insomma possono non solo beneficiare di questa arteria, ma a breve avvieremo l'apertura del primo ponte a fine marzo, primi di aprile, il secondo ponte a maggio e sul terzo ponte, quello in acciaio, noi contiamo entro ottobre di riconsegnare definitivamente l'opera. Assolutamente strategica, questa è un'area che riceve ogni giorno migliaia e migliaia di autovetture che vi transitano, ma non solo, è transitata molto anche da mezzi pesanti, come possiamo vedere, e da tutte le imprese che insistono su questo territorio. Dobbiamo chiedere scusa ai cittadini perché per troppo tempo Via Vestina è stata un'area completamente paralizzata. Fortunatamente oggi con l'apertura di questa importantissima arteria riusciamo a ridare una qualità della vita sicuramente migliore. Adesso la pagina dello sport, perché domani il Pescara giocherà il primo di 2 incontri casalinghi ravvicinati. È scontro diretto in chiave playoff quello di domani contro la Cremonese e direzione di gara a Baroni di Firenze. Fuori causa il centrocampista Proietti, in difesa e ballottaggio per Rotta Gravillon, mentre sembrano sicuri gli altri 3 posti per Balzano, Campagnaro e Mazzotta. A centrocampo testa a testa tra Koulibaly e Valzania, in attacco Bonino e il recuperato Falco insidiano la maglia a Pettinari e a Yamga. In queste ore poi il Pescara ha messo sotto contratto il portiere Paolo Baiocco, che da qualche giorno si allena con la squadra ma non è convocato per la partita di domani. Nella conferenza pre-gara, nuova stilettata di Zeman al presidente Sebastiani. Lo ascoltiamo. Non ce la fa Proietti, non ce la fa Bovo, è fuori dalla convocazione, sono Fornasier, Elisalde e Cappelluzzo. La settimana di Falco è che si è allenato con la squadra, sente ancora qualche problemino, però per me è a disposizione come gli altri. Cremonese è una buona squadra, ho visto anche la partita con Bari che hanno perso, però hanno fatto bene, li hanno messi in difficoltà. Già l'andata 0-0 è vero che abbiamo fatto qualche cosa di più noi, però sempre una squadra quadrata con giocatori tipo Castrovilli, che è un giocatore molto tecnico, dotato. Ma io spero, il problema mio di nuovo, di riuscire a trasformare quello che stiamo facendo in settimana, sabato in partita, non sempre ci riesce. Ripeto, è una squadra che
può e deve giocare sui ritmi, poi giocare su aggressività e su movimenti. Presidente Sebastiani, se ti senti toccato dalle dichiarazioni, se le condividi, se non le condividi. Ma io dico che è giusto che ci crede, visto che l'ha fatto lui la squadra. Poi io ci credo pure, perché penso che questa squadra può lottare per arrivare a playoff. No, ma io penso che ero chiaro. Che vuol dire? Se voi la volete sviluppare in modo diverso. Lei al posto di Sebastiani confermerebbe Zeman se il Pescara non dovesse centrare i playoff? Vabbè. Fate delle domande che io non mi posso mettere al posto del presidente. Tu consideresti un fallimento non agganciare anche per pochi punti il playoff o no? O ci può stare? Questo lo faccio a te, no, presidente. Vabbè, per me ci potrebbe anche stare, però poi bisogna valutare perché e come. E quello si fa di solito alla fine. Adesso andiamo in casa lombarda, perché reduce dalla sconfitta casalinga col Bari, la Cremonese non perde in trasferta addirittura dallo scorso 19 settembre. Tra i grigiorossi saranno assenti gli attaccanti Brighenti e Mokulu. Rispetto alla gara col Bari, il tecnico Tessera è pronto a varare un mini turnover in vista degli impegni ravvicinati dei prossimi giorni. In difesa torna Almici, a centrocampo potrebbe riposare Pesce. In attacco ballottaggio tra Scamacca e l'ex lancianese Piccolo per un posto con Castrovilli e l'ex Savona Scappini. Partirà dalla panchina il rientrante Paulinho. Queste le parole del tecnico grigiorosso Tessera nella conferenza prepartita. Hanno un po' cambiato, come giustamente dici te Giorgio, mentalità, sì. Difendono un po' di più tutti. Io ho visto gli esterni rientrare molto, moltissimo. Li hanno cambiati rispetto anche alla partita di andata, ha cambiato il centrocampo, ha cambiato molto, però rimane una squadra importante con dei giocatori di grande qualità, Brugman penso che sia il fiore all'occhiello di questa squadra, e poi soprattutto il pensiero calcistico di Zema, molto offensivo, sovrapposizione, tutta una squadra che attacca in massa e che cerca le giocate che provano poi in settimana, quindi partita importante, difficile. Qui noi dovremmo essere molto molto bravi a saper contenere, ma non limitarci a questo, star bassi, perché sennò non interpreteremo la partita giusta. Quindi l'atteggiamento deve essere proprio quello giusto. Chiaramente è una squadra anche loro che io ho visto propongono calcio, fanno calcio, ho visto tutte le tre partite, l'hanno quasi sempre fatta loro la partita in casa e fuori. Però sono bravi anche di rimessa, perché hanno giocatori di una gamba molto importante, Yanga, che giocava lo scorso campionato nell'Arezzo. L'abbiamo visto, che gamba è anche o Capone o Mancuso, non so chi farà giocare dei due, che hanno gente di gamba di ripartenza. Ci sarà una minima rotazione, Almici sta bene, si è allenato, a parte il primo giorno della settimana, poi è sempre stato bene, quindi riprende il suo posto, gioca Almici. Vediamo tra i difensori centrali, potrebbe esserci uno dei due che potrebbe riposare, appunto nell'ottica che ho appena detto. Piccolo rientra, se mi schiero con 4-3-1-2 sarà lui ad affiancare Scappini davanti, per tenermi Scamacca. Se invece gioca Scamacca poi faremo la valutazione tra lui e Castrovilli nel ruolo di trequartista. Scendiamo in Serie C adesso, perché il Teramo questa mattina ha svolto la seduta di rifinitura a porte chiuse al Bonolis alla vigilia della sfida di domani contro il Bassano. Vige ancora il silenzio stampa in casa biancorossa, ma da quanto trapela potrebbero esserci due novità nell'11 iniziale di Palladini, con Graziano che potrebbe prendere il posto di De Grazia in mediana, mentre Fratangelo potrebbe guidare l'attacco con Gondò che a quel punto si accomoderebbe in panchina. Vediamo le ultime. Rifinitura a porte chiuse per il Teramo in vista della gara di campionato di domani contro il Bassano. Palladini ha mischiato ancora le carte, ma domani contro i Veneti ci potrebbero essere delle clamorose sorprese, innanzitutto a sinistra. Complice l'assenza di Varas e con Ventolo, che sta ancora recuperando, sarà un testa a testa tra Pietra Antonio e Diallo, che potrebbe addirittura partire dall'inizio. Al centro Mirillo, dopo l'assenza di giovedì causa stato febbrile, tornerà a sedersi in panchina con Caidi che farà coppia con Speranza. A destra sarà confermato Sale,
Alves e Graziano, tuttavia la vera sorpresa del centrocampo, il giocatore scuola Torino ha fisicità e Palladini gli ha concesso qualche minuto da quando si è seduto sulla panchina del Teramo. I suoi centimetri potrebbero far comodo in una mediana con Amadio e Ilari. Per le scelte definitive l'allenatore biancorosso avrà ancora qualche ora di tempo, ma con i giallorossi di Colella è probabile che qualcosa nello scacchiere tattico possa cambiare rispetto alle ultime uscite di campionato. Questo trapela da una rifinitura che malgrado a porte chiuse lascia sempre intravedere qualcosa. Graziano, ma non solo, perché davanti potrebbe guidare l'attacco a furor di popolo Alessandro Fratangelo, che in questo frangente sembra essere in vantaggio su Gondò per prendere la zona centrale della prima linea, cambiando dunque il tipo di gara che farà il diavolo e soprattutto mutando gli equilibri di peso nel rettangolo verde. Meno chili davanti col gioiellino di casa, qualcuno in più dietro con un centrocampista per bilanciare la scelta. Escluso dalla lista dei convocati Giuseppe Panico, che non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata la scorsa settimana. Prima convocazione invece per Andrea Rossi, che ha preso la maglia numero 5, ma col Bassano partirà dalla panchina visto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Il Teramo cambia per tornare alla vittoria dunque, che manca da due mesi dal successo interno col Mestre alla vigilia di Natale. Andiamo in Serie D adesso. Dopo il tonfo casalingo con la Recanatese, il Francavilla medita il riscatto nel derby di domenica con l'Aquila, che è anche uno scontro diretto in ottica playoff. Il tecnico iervese potrebbe lanciare dal primo minuto il centravanti serbo Bojan Aleksic a suonare la carica. E l'esperto centrocampista giallorosso Domenico Di Cecco, lo ascoltiamo. È stata la classica giornata storta, è chiaro che venivamo da tante partite fatte bene, soprattutto era la terza della settimana, quindi era una partita particolare. Poi abbiamo trovato una squadra forte, perché forse l'avevamo un po', non dico sottovalutata, però non l'avevamo preso per quello che era, quindi è stata una classica giornata storta. Dopo 11 partite buttare la croce su questa squadra per una sconfitta non mi sembra molto positivo, quindi noi dobbiamo sapere che se non è battuta la resta, che se andiamo con quella testa le perdiamo, se invece andiamo con la testa delle altre 10 possiamo fare ottimi risultati, quindi dobbiamo ripartire da ieri, siamo già ripartiti sapendo che domenica ci aspetta una partita importantissima e sappiamo qual è lo spirito che dobbiamo avere in mezzo al campo. È chiaro che troviamo anche una squadra forte, che quindi giocano molto bene anche loro, però noi sappiamo che sui campi come quello che c'è all'Aquila, come quello che abbiamo trovato a San Nicolò, sicuramente faremo una grande partita, perché è una squadra tecnica che gioca palla a terra, quindi abbiamo bisogno di quei campi, quindi sono sicuro uscirà una bellissima partita e la squadra che aveva più voglia, più cattiveria la porterà a casa. Sì, vabbè, il profilo importante conta poco, perché quello che conta è il presente. È chiaro che mi sto trovando alla grande, perché sono un gruppo di ragazzi spettacolari, uno staff, tutto quello che c'è intorno alla squadra con la Serie D non c'entra niente, quindi mi sto trovando benissimo. Dobbiamo solo continuare a lavorare e a far bene. Che idea ti sei fatto di questo campionato in queste 6-7 partite del girone di ritorno? Beh, non è un campionato facile, anzi, incontri squadre preparate, forti, con giocatori. Domenica abbiamo trovato Pera qui per dire che era un giocatore che con la Serie D non c'entra niente, quindi non è che sposta molto dalla Serie C, è un campionato di buon livello che non è, se non stai attento non è facile da affrontare. E questo era anche il nostro ultimo servizio, io vi ricordo l'appuntamento a delle 19 con la prossima edizione del nostro telegiornale. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.